Carlo! Mi scusi in ritardo. Non si preoccupi, possiamo darci del tu. Nessun problema. Senti, allora come va? Insomma, va che almeno ho trovato parcheggio. Che facciamo? Vuoi venire a casa mia? Prendi Fentanest, una sorta di morfina. E poi Propofol per sedarlo. Fatto questo, stacca il respiratore. È una morte lenta. Sentire qualcosa? No. Nelle condizioni di tuo figlio, non credo. C'è un'altra alternativa, cioè dopo averlo sedato, due fiali di potassio cloruro, 20 ml da fare tutto in volo. È veloce, provoca l'arresto cardiaco. Posso fare tutto da solo? Io ti posso dire come si fa. Sei sicuro? Allora come va? Insomma, va che almeno ho trovato parcheggio. Che facciamo? Vuoi venire a casa mia? Allora, Brizzi mi pare. Brizzi, sì. Fabio Brizzi. Ti va bene per venerdì in giornata? E se si potesse stasera? Stasera? Lo possiamo fare stasera il signore. È cliente fisso di SM. Va bene, però alle 7, eh? Grazie, bene. A stasera. Arrivederci. Matteo, guarda che ti ha portato papà. Ha portato i bicchieri col filo, ti ricordi con lo spago che facevo il telefono. Il nostro telefono. Da bambino ci giocavi sempre, io parlavo qua, tu mi sentivi e rispondi. Io. A papà è facile, ora lo facciamo di nuovo. Io vado da. E tu mi rispondi. Matteo, dai coraggio che ce la puoi fare. Ricorda Matteo. E rispondi a papà. Ecco il papà di là, tu mi rispondi. Matteo, mi senti? Matteo, ci sei? Senti la voce. Matteo, senti la voce di papà. Matteo, senti. Finestra aperta, c'è vento. Vabbè, e quando verrà a scoprire chi sono? Dove vivo? Non lo so, metti che mi invitano una sera a cena, che gli dico? No, scusa, grazie, ma devo tornare in galera, dai. E tu fatemi da pranzo per i prossimi 6 mesi. Pessima. Che? Una battuta. Oddio, ma perché cavolo ho risposto a quei cosi? No, senti, tu continua a giocare a nascondere. Poi vedi che succede. Comunque, mo la pausa chiacchiera è finita. Ci vediamo domani in tintoria. Non fa tardi che ti faccio restare. Guarda, che succede?
Scusa, grazie, ma devo tornare in galera, dai. Vado in lavanderia a ritirare i vestiti, vuoi un passaggio? Un attimo. Carlo! Veramente sono Gino. E mi scusi il ritardo. Ma di nulla. Allora come va? Ma non mi posso lamentare, anche se a volte ho dei dolori. Che? Ma nulla, poi tutto passa. E tu? Insomma, va che almeno ho trovato parcheggio. Che facciamo? Vuoi venire a casa mia? Cioè, qui non ti va bene? Scusa, siamo all'aperto. Ci sono gli alberi. C'è casa mia. Pessima. Ho capito, non è una villa, però almeno il tempo di un caffè? No, scusa, grazie, ma devo tornare in galera, dai. Una partitella. Senti, tu, con chi non giocare a scuola?